Ti sono sempre sopra, LZ, rango 8000, rapporto 4,99. Ovviamente non è un riferimento sessuale, ma è un riferimento al fatto che lui vinca sempre con me, precisamente con me. Abbiamo poi anche quest'altro che credevo fosse un tryhard, in realtà sembra un totale cazzone. In realtà l'unico che mi interessa è il tizio che abbiamo visto, che buttiamo giù a chiunque sia, non so dove sia, ma probabilmente non sarà visibile al radar. Ma che strano, ragazzi, guarda che non l'avrei mai detto. Sarà in organizzazione fantasma, sarà nella macchinetta, da qualche parte sarà. Verifichiamo. Ah, è in base operativa. Perché? Perché sono io in base operativa. Chiaramente non può rischiare di farsi fare un orbitale. Bruh, sono in sessione da 10 minuti, ho iniziato a registrare adesso. Ora vai in base operativa. Potevo fartene 22 di orbitali. Beh, per conservare la tradizione dovrebbe farlo un orbitale perlomeno, no? Nell'eventualità ne avesse l'intenzione, lasciamoglielo fare. Forse ne sta un altro di interessante. Fear Snipes. No, non è interessante. Non c'è nessun altro. L'unico è lui. No, forse lui. Ah, no, è della crew di The Professional. Ma sto parlando? Ma scusa, ma sto parlando o no? Prova, stavo parlando, mi si sono tolti gli occhiali. Mi si sono rimessi gli occhiali. Mi si sono ritolti gli occhiali. Cosa cazzo sta succedendo? Ma c'è sto tizio che sembra avere un nome mezzo tryhard. Abbandonato. Ah! L'hai sentita allora la mia potenza? Ti è già arrivata? Vediamo un po', qua ci stanno invece sti due tizi. Ma ce l'ho armato sto robo? Figurati. Come li uccido? Che questo non posso farci niente con sto coso. Cosa sto... Beh, potrei distruggere un veicolo. Sì, girati un altro po'. E dopodiché, grazie alla distruzione di quel veicolo, non fare assolutamente niente. Ma perché sei uscito? Sto robo resiste a 52 missili, però si schianta un attimo e esplode. E loro se ne stanno andando. Mi avete rotto il cazzo, vi vengo a distruggere. Non sta succedendo niente. Sto perdendo tempo prezioso. Brother, ma hanno visto un Avenger volare? Non hanno pensato che magari quello che lo stava pilotando sarebbe potuto arrivare a ucciderli? Non gli è passato per la testa. Lasciamoli perdere. E non prendiamo i pali. Li evito da sempre nel mondo reale. Vediamo di non prenderli anche letteralmente nel gioco. Io comunque, dovete sapere, ho un'abilità nell'evitare i pali allucinante. Nel mondo reale intendo. È rarissimo che io prenda fregature. Ma sapete perché? Perché un tempo io sempre ho avuto fiuto per le fregature. E ho sempre saputo quando ci sarebbe stata la fregatura. Un tempo non sapevo come sarebbe arrivata, ma lo sapevo sarebbe arrivata. Adesso addirittura so come arriva la maggior parte delle volte, quindi è molto complicato e ragiono in due maniere: una sentimentalmente, la seconda lucidamente. La seconda vince sempre sulla prima, soprattutto con le donne. Le fregature è molto raro che io le prenda, o se le prendo è perché dico vabbè, devo provare. Bisogna provare, ragazzi, no? Bisogna sempre provare nella vita. C'è questo con l'insurgent, che cosa stai facendo? Stai per morire veramente. Questi missili fanno schifo. Ti piazza le mine. Saranno utili contro un veicolo che non sta sulla strada. Ho parlato, però ste mine comunque hanno una potenza allucinante. Beh, nel frattempo sta l'amico con la turismo di Yao. Non era dentro, però. Sto facendo una serie di fail allucinanti oggi. Che cosa stai facendo qua? E ho finito le munizioni. Compra le tolgo l'arma per fare il trick e comprare le munizioni velocemente. Ovviamente cosa fa? La rimette. Ma vaffanculo. Dicevamo, diventa capo. Allora, devo distruggere sto tizio che mi ha già rotto i coglioni. Se lo inseguo con la Toridor, mi è già capitato. Mi piazza le mine e mi fa esplodere. È successo una volta con un altro tizio che si è sentito pure forte dopo avermi fatto un paio di kill in questa maniera. Mi hanno mandato... Ah. Voleva mandarmi il rapinatore e poi venirmi a investire, eh? Erano queste le tue intenzioni? Vienimi a investire, vieni! Ah, sta prendendo l'amico. Prendilo, prendilo. Prendilo tutto. Guarda che figli di puttana, lo sanno. Sto registrando da 8 minuti, non ho fatto una kill. Credo sia un record e non c'è niente all'assicurazione. Ma se prima mi ha distrutto l'oppressor, com'è che non c'è niente? Se ne sono andati.
Bene, meglio per voi. E un altro tryhard barcode che non so dove sia, che tra l'altro credo di aver già incontrato. Sta in casa. Va bene, tra poco uscirà, ma abbiamo Emma vicino. E probabilmente c'è anche il boyfriend che è andato a prenderla. Dovrebbero essere qua sotto, forse, o no? No, stanno di sopra. So come venirmi a prendere. Eccoli. Ah, uno sta... Emma sta in passiva perché ha visto me arrivare. Va bene. Tu però sei morto, distrutto, sgangherato. Ottimo. Mi divertirò a uccidere la guardia del corpo. Ma tu hai visto cosa è successo? E ti metti pure a spararmi. Ovviamente mi si è buggato il TBS. Assumi qualcuno. Beh, è entrato quello che ho ucciso. Grazie, bro. Non funziona. Da... Ma hanno patchato il fatto che si possa risolvere il... Hanno patchato la risoluzione del bug. Quindi ora, se inviti qualcuno, non si risolve il problema del TBS. Ma ne sapete fare una giusta? Perlomeno se involontariamente risolvete un problema grazie a una funzione, lasciate che si risolva. Cosa stai facendo? Ci ho messo anche lui in passiva. Ma l'ho fatta una kill in... Sì, l'ho fatta sto tizio. Oh, c'è un bel casino. Un barcode, uno con nome la tryhard, un altro mezzo barcode, tizi tryhards. Andiamo un attimo a vedere. Lui, rapporto negativo. Lui, rapporto 0,64. Però della crew trike ex qualcosa. Lui, barcode. Lui, tryhard. Lui, tryhard. Lui, lui e lui. Solo ancora ne abbiamo. Anche lui e anche lui. E basta, mezza sessione, sono tryhards, quindi potrebbe tornarmi utile il cangiali. Potrei perderlo in 2 secondi, ma ci proviamo. In realtà non è modificato. L'organizzazione fantasma non ce l'ho, quale sarebbe la mossa migliore? In realtà ce l'ho la mossa migliore. Ok, non dovrebbero sapere della mia esistenza, né in sessione, né in realtà nel mondo. Quindi questo si beccherà una bella kill facile. E poi dopo ve lo faccio vedere il metodo, eh. Dunque devo avvicinarmi e andare a colpo sicuro, perché sennò questo si suicida, si tippa, fa qualsiasi cosa, dai! Ok, dovremmo in realtà esserci, non ha più tempo di buttarsi. Ottimo, dai! Dai, è così! È andato anche il secondo, vai anche tu! E dai, perfetto. Una raffica molto buona di kill abbiamo fatto. Adesso direi di partire subito. Poi arriva il metodo che avevo in mente di utilizzare. Aspettate, non vi preoccupate, ve lo faccio vedere. Bravo, 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 fai le capriole. Cerca di prendermi mentre sono in aria. Non avranno gli altri la minima idea di come io li abbia killati o di come io stia killando gli altri tizi. Non so chi sia amico, non so chi sia nemico tra di loro, ovviamente. Miei sono tutti nemici. Saranno incazzati neri ed è proprio ciò che vogliamo. Devo uscire dall'acqua. Solito metodo. Senti, toglimi un attimo la polizia. Se siete in situazioni particolari con la Toridor o in generale con un veicolo, volete tenere il veicolo e non avete voglia di perdere tempo, fate qui no, magari in un punto in cui non possono killarmi, vi tippate e respawnate col veicolo. Vediamo se capiranno quale sia il modo per distruggermi. Non c'è. Potrebbe essere in realtà restare fermi e cercare di spararmi. È arrivato uno con un raiju, ma si è schiantato. Credo sia sto tizio azzurro. Oh, vai di nuovo con l'oppressor. Non ha imparato allora. sì che ha imparato. Ma vattela a pigliare nel culo, figlio di puttana! E il problema è che adesso non posso uscire da qui. Allora, o c'è cascato e ha pensato io sia da un'altra parte della mappa, o sta lì ad aspettarmi e mi distrugge, anche perché non ho il CEO. Quindi devo uscire e provare una mossa. Ah, che cazzo fai? Fanculo! Avrei potuto ucciderlo se non avesse avuto il TBS. Chiaramente poteva mai non perdere tempo a distruggermi il veicolo. Tra tutte le cose che poteva fare, piazzare un C4 sotto i piedi o dove sarei spawnato, che ne so, prepararsi, comprare le munizioni, ha pensato di distruggermi il veicolo. Così lo posso richiamare più facilmente. Grazie. Dovreste rivedere le vostre priorità tante volte. Uno sta... Ma scusa, è difettoso sto muretto. Non fa decollare. Il missile più che altro è difettoso. Non fa decollare. Allora, dicevamo. Due ne ho ammazzati. Minchia. Credo
che uno dei due fosse morto per colpa dell'altro. Invece sono stato io l'artefice di tutto. Sto facendo più kill io con un veicolo che loro a terra. Aspetta che c'è uno con l'oppressor. Di sicuro sarà incazzato perché sta vedendo che sto facendo troppe kill. Quindi sì, qualcuno che m'aggancia. Ma che con che cazzo m'agganci? Ma aggancia sta fava, idiota. Ok, aspetta che questo lo... Vai vai che lo andiamo a prendere così. Sì! Dai! Immortale di merda. Ti morisse qualcuno a cui tieni. Mi dispiace per lui, però quello ti meriti. Oh, ne è arrivato un altro. Vai. Ok, e anche questo è andato. Da lui bisogna tenersi alla larga, perché chiaramente essendo immortale, sapete, se uno è immortale non gli puoi far kill. E se non gli puoi far kill, si può trastullare su questa cosa. Questo è un problema. Con cosa sta arrivando sto tizio? Coglione proprio. Poteva avere un C4 attaccato in realtà. Credo non lo verremo mai a sapere. Sto ce l'ha con me, chiaramente. Minchia, sei proprio furbo. Sì, provaci. Servirebbe più a te che a me il CEO. Ma sai che altro ti servirebbe di più? Indovina, vediamo se ci arrivi. Un cervello. Oh, è tornato un altro con l'oppressor. Non so se sia così divertente in realtà continuare a fare kill con la Toridor. Si è accorto secondo voi che ho la Toridor? Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Non c'è problema. Lo so come fare, non ti preoccupare. Ah, dietro al palazzo è andato. Si è cagato il caghetto. Sto arrivando anche dietro al palazzo. Non ti preoccupare. Vai, vai dietro un altro palazzo. Ti conviene, è bravo. Beh, se non è questa una vittoria, far parare un tryhard con l'oppressor dietro i palazzi. Situazione, sto tizio è con la Deluxe, gli altri a terra. Il CEO, posso mettere il CEO? Quasi non ci credo. Tanto prima o poi questo è così coglione da togliersi l'immortalità, dai. Signori di Rockstar, a me va anche bene che bannate la gente, migliorate l'anti-cheat, quel poco che c'è. Ma cercate magari, so che non vi interessa nulla perché non vi fa perdere soldi, ma cercate magari di togliere sti cazzo di glitch dell'immortalità, la sparo lì sta idea, eh. Io poi che cazzo sto facendo? Sto provando a killare un immortale. Vaffanculo. E con i primi ci siamo, li abbiamo distrutti. Andiamo con i secondi. Intanto c'è questo davanti che mi sa non ha capito chi ci sia in giro. Il maestro della Toridor. Oh, evidentemente vi piace morire. Questi sono amici. Bene. Ok. Secondo voi si accorgerà? Sì che... sì che si era accorto, ma... Oh, Shix girl. È tornata. L'abbiamo ribeccata. Tu muori! Non l'ho ammazzato, minchia. Shix girl. Tu sei interessante. Mi piacerebbe distruggerti un'altra volta. Credo adesso ti beccherò di nuovo. Tra l'altro è con i boyfriend e le guardie del corpo. E questo mi fa molto piacere. Vediamo se predictiamo. E abbiamo predictato molto bene. Montaggio di kill con la Toridor, ragazzi. Vado un attimo in base operativa, perché stavo pensando a alcune cose. Stavo gestendo del lavoro. Mi scrivono "You're trash". Non è che per caso questo messaggio l'hai scritto perché ti ho killato un paio di volte e ti ha dato fastidio? No, ma devo essere io ad aver pensato male. Va bene, e ora ti faccio l'orbitale, allora. No, forse in realtà è meglio farlo a X-Shix Girl, più importante. Secondo voi resterà spawnata almeno 3 secondi di modo che io possa fare l'orbitale? Sembra di sì. Dai! Si incazzerà parecchio. Visto che l'ho distrutto una volta, la sto per distruggere un'altra volta. Ok, meglio lui che niente. Sta arrivando il minchione che ha scritto con la Deluxe. Con niente di meglio non potevi arrivare, eh? Niente di più utile, più efficace, più meritevole. E di nuovo, ovviamente, la ragazzina è off-radar. Stanno lei e il fidanzatino con l'oppressor. Non so dove, ma probabilmente staranno cercando di braccarmi. Ma... tanto se si muovono li vedo. Lui non ha idea che io sia qui. Pensa che sia sotto e continua a pensarlo. C'è da dire che stiamo trovando
delle persone molto intelligenti. Lui pure, il tizio immortale, mi sta cercando. Vaffanculo, qualcuno ha capito che io sia qui sopra. Capisci. Capire che io sia qui sopra e killarmi sono due cose ben distanti. Neanche ci può arrivare. Il primo ha abbandonato. Ho trovato un paracadute. Per una volta all'interno di questo account ho il paracadute. Quasi non ci credo. Guarda le merdacce. Ah no, questi sono altri due. Quindi sa che ci hanno rinunciato. Non sono più c'è. Ora con lo sparro? Va bene tutto, ma così in basso non credevo saresti sceso. 1v1 spiaggia o hai paura? Ho molta paura, ti assicuro. Indovina di cosa ho paura. Ma che bambino di merda. Ma continua così allora, che te devo dire. Fanculo. Prenditi il TBS prossima volta, scemo. Stai sul tetto, così più facile ucciderti. Tu pure devi morire, brutto minchione. Oh, ma vedi che non so chi a terra perché non riusciresti a gestire la situazione. Scusami, non ti sto sentendo. Il suono delle mie armi che fanno kill è troppo forte, perdonami. Esatto, stavo dicendo. Six Girl l'ha abbandonato. Buono così, la considero una vittoria. Dove cazzo, eh? Sì. Sei furbo. Aveva pure piazzato il C4. Mi sa che non gli è riuscito molto bene suicidarsi. Ma non è riuscito lo spam, perché sono un cretino di merda ogni tanto. Ma ce la fate? Ma che cazzo state facendo? Idioti inutili. Mi sto vergognando io per voi. Pigliatela nel culo. Certo che non hai ancora imparato, eh. Quando esplodono granate le sto lanciando io. Non sono esplosioni che spawnano a caso, sai? Vieni, vieni, bravo. Vieni. Più veloce. Più veloce. Più. Ah, cazzo, sta sotto. Un altro abbandonato. Altro minchione che scriveva abbandonato. Credo non ci sia altro da dire, è rimasto il tizio immortale e l'amico. Fine.